ragazzi, ed eccoci qua ritornati. Ed oggi non sono da solo, perché sono qui in compagnia che non vuole, forse non vuole essere qui in realtà. Sono in compagnia di Lorena. E ciao. Cosa faremo oggi? Lo sa? No, non lo sa. Non l'ha capito fino in fondo. Light Tracker, no? Sì, esatto, faremo Light Tracker. Visto che l'avevo testato da solo e vi era piaciuto, ho deciso di testarlo in compagnia questa volta. Anzi, più che testarlo in compagnia, lo faccio testare a lei, perché io ho già dato il mio. Quindi oggi faremo una serie di test, per vedere se è attenta e dove le cade l'occhio fondamentalmente. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un like per questo nuovo video. Proviamo a superare i 30.000 likes per averne un altro subito così, fresco fresco. Detto questo, iniziamo. Vai, test dell'attenzione. Vai. Voi già lo conoscete Light Tracker, sapete. Quanti passaggi fanno quelli in bianco? Quanti ne hai contati? 13. Ok. The answer is 13. Did you see the moonwalking bear? Cosa? Io non l'ho visto, raga! Ma no, questo è barare, a me mi ha detto guardalo! Di... Oddio! Guardalo! No! Ma perché è uguale a quelli... Sì, vestiti a quelli... di nero! Sì. Cioè, sembrava questo! Se... Esatto, però, cioè, ci è passato in mezzo un osso. E quindi io devo stare attenta alle cose che loro non mi dicono. Sì, esatto, non è che te possono dire, guarda l'orso che... Se tu già sai che c'è un orso, dici, ok, cioè, devo cercare un orso, sì, a una certa. Ok, ho capito il gioco. Ok, ora... Non l'avevo 10 minuti. E uno l'abbiamo toppato alla grande perché c'era un orso che ha fatto moonwalk e non l'abbiamo visto. Quindi fantastico. Secondo test dell'attenzione, questo riguarda una macchina, ragazzi. Riguarda una macchina che poi è un mezzo spot in realtà, è un mezzo spot di hanno fatto sta campagna con test dell'attenzione su una macchina che avevano promosso. Vediamo un po', ma pure io lo voglio fare in realtà, voglio provare. Anche se lo sguardo quello lì è il tuo, no, il mio non lo prende. Da quello che ho sentito io, perché sto senza cuffie, in realtà sta dicendo di stare attento alle cose. Però ti dice anche di focussarti, sì, sulla macchina, quindi... A me il coso mi disturba in realtà. Il... Sì. Ma com'è? Aspetta. Allora, io che ho notato io, che sono cambiati in questo momento, io avevo notato i palazzi in realtà. C'era una con un maiale in mano! No, l'unico che ho visto! Io avevo visto, allora, io avevo visto i palazzi e il taxi avevo visto che era cambiato. Io non l'ho visto! Non hai visto il taxi? Ma no! È un van all'inizio. Poi ti ha detto taxi! Hai no, visto? Ti ha detto no, taxi! No, io non l'ho proprio visto. Io avevo visto il taxi, i palazzi e poi non so, questa tizia che camminava in realtà. Ma perché? Questa qui non l'avevo. Non sapevo su cosa concentrarmi, ho visto questa qua con un maiale in mano. Questo semifallito, ma guarda quanto cambia! Guarda qua su! Ma che... È una scimmia, ma che è? Cioè, io ti giuro, non ho fatto caso a quei momenti di nero, capito? Sono quelli là in cui cambiava, in cui sì, c'era il flash, sì, cambiava sì, lo scenario, sì. Vedi il palo lì, tutto quanto, la signora, il taxi. Guarda, vabbè, tutti i palazzi dietro, ok, quelli erano evidenti. Io non ho notato niente. Ok, ragazzi, no, io poi sono senza cuffie, quindi non sento cosa dice, però più colpa tua che colpa mia, mamma in realtà. Mia, faccio schifo. Bastava solo basta, il nero lì. Basta, no, il prossimo devo vincere. No, il prossimo, non mi ricordo neanche qual è il prossimo. Il prossimo devo vincere. Qua riuscire a farne uno, non dico vincerlo, ma farlo più o meno bene già è l'impresa in realtà. Notare almeno una cosa. Una cosa. Raga, ne abbiamo un altro con gli sport, ma stavolta è sul calcio. Ok, passiamo dal basket al calcio. Vediamo. Conta quanti passaggi fanno i giocatori che vestono bianco. Di nuovo, mo non mi faccio fregare. Allora, è in bianco. Sì, sempre. Sempre. Passaggi da quelli fatti con la maglia bianca. Ok. Vale, 15, ho visto pure quello che passava vestito da scimmia, non so che. Mamma mia! Sei un mostro! Mamma mia! Sei un mostro! Cioè,
allora, capacità. Io questo qui del gorilla già lo conoscevo. Stavo cercando di essere onesto verso me stesso e contare solo i passaggi per vedere se il gorilla lo vedevo. Però a una certa, quando tu hai iniziato a ridere, io ho detto ok, sta entrando il gorilla. E ho detto ok. Però hai contato anche i passaggi. Certo. Ragazzi, allora siamo passati da topparlo completamente a mezzo topparlo. Piano piano. A riuscire a farlo piano, piano. Giusto. Piano piano. Incredibile. Allora, però diciamo che questi qua con i palloni a una certa diventano... farne tutti... troppi di fila, esatto. Allora, raga, questo è tipo Cluedo in realtà. Cercare di capire chi è l'omicida, ma anche cercare di capire cosa cambia nello scenario. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe. Ok, qualcuno ha ucciso Lord Smythe, vediamo un po'. Ok, tra le 3:30 e le 4. Brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts. At precisely the time that this dastardly deed took place. Visto l'hanno ucciso con un orologio, si sa l'ora. Quindi li interroga. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist would. Io ne ho, notati un po', raga. No, no, oh, aspetta, io sto preso dalla storia. No, aspetta, no, oh, aspetta, no, aspetta, no, aspetta, io non, no, no, io non ho notato. Non ho capito il gioco. Allora, la storia è per distrarti in realtà. Ok. Quindi la scenografia cambia intorno. Lui racconta la storia, però visto è tutto un piano sequenza e io l'ho notato un paio di cose che sono cambiate dall'inizio. A quando lui ha scoperto che era la tizia perché non poteva piantare le petunie prima di maggio. Non hai visto neanche un cambiamento? No. Dimenticati la storia. Okay. Questo è morto. Lo sai già che è stato la fioraia. Sì. Però concentriamoci bene su cosa è cambiato. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship. Sta cambiando tutto, raga. Cambiano le cose. Le cose che c'ha in mano. Aspetta. Constable, arrest Lady Smythe. Allora. Oddio mio. Allora. Questo è cambiato. Quindi tu stai dicendo il mattarello. Mattarello. Okay. Il vaso di lei. Va bene. Questo qui è cambiato. Il trofeo. Cervo. Dromelama. Poi. Poi è cambiato il quadro. Il quadro. Ok. Quattro nevisti. Poi è cambiato, non lo so, qualcosa dietro di loro, ma... Questo me lo son perso, sono onesto, il dromelama me lo son perso, sì. Sai chi è cambiato in realtà? È cambiato il tizio morto, era diverso, è cambiato l'orologio, è cambiato il vaso, il tappeto, ho visto io, le minchiatelle che c'hanno loro due in mano, perché questa qua, sto mestolo gigante, era sempre lo stesso, l'orso diventa un'armatura, io questi ho visto, raga, 21 cambiamenti! Però l'abbiamo azzeccato un po' insieme. Sì, sì. Allora, eccoli. Va, pure la tovaglia è cambiata! Oddio, la i mobili! Là, il dromelama è quello! Il dromelama non cambia. No, cambia. Guarda il tizio, guarda il tizio morto che cambia. Dietro, vedi? Il è quadro, cambiato il quadro. L'armatura. L'armatura. Lei cambia, forse. Cos'è no, che cambia? Ha il vestito dell'ispettore. Diventa bianco! Eccolo, dromelama! È il dromelama! E il quadro pure questo qui. Sì. Quindi sono cambiati tutti e due. Raga! Pure voi, quanti ne avete visti di questi qua? Cioè, siamo stati bravi, penso. Abbiamo notati una cima. Erano tantissime, era quasi tutto in realtà. Sì. Però ti fa capire. Ma è anche abbastanza simili, quindi vedere le differenze non era facilissimo. Sì, ma visto nell'immediato, comunque ti ha cambiato tutta la scenografia intorno, i vestiti. Sì. Il tizio morto era cambiato. Sì. Adesso facciamo un test per vedere. Il test scomodo. Il test scomodo. Hottest guy on the planet. Ok. Mazza che tricipiti. Mazza che tricipiti. Ti stavi contenendo per un attimo. Hai fatto tutto il braccio. È bello il cavallo. Cavallo, che bello. Cavallo. Tutti topati questi. Tutti topati. Ma che fa così, vero? Quell'occhio. Sei scesa. Stavo guardando. Sei no, scesa. Non è giusto. Non è giusto. Quindi raga, per questa sfida ci possiamo fermare qua. Fatemi sapere nei commenti se ne volete altre. Grazie tantissimo Lorena per essere stata qui oggi con noi. Quindi per oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento. Soddy vi saluta.
bello.